Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo e benvenuti sul mio canale. Oggi iniziamo un nuovo gioco, è vero sì, per ora faccio un poco carico, un poco non carico, vi chiedo scusa per questo un po' vai e vieni, ricomincio il gioco per dire sì, ma io il gioco non l'ho mai iniziato. Attenzione, scegliamo il personaggio ragazzoli, momento critico, scegliamo Blanche che sa molto di Miss Marple, per chi non la conosce è una che fa delitti e cose varie. Daisy, che mi sembra molto una di me la tocco con la pezza, ce l'ho solo io. Joshua, che mi sembra il mafioso di turno. E Riccardo sembra proprio il boss di non so che cosa. Allora, io direi che tanto ne sta pare, ragazzoli, partiamo con Daisy. Bella, pulita, pulita, ce l'ha solo lei e vedete che la porteremo sana e salva fino in fondo. Lieto di conoscerti, non me la passo male con gli immobili, ma è giunto il momento di avviare una nuova attività. Vado sottoterra, non mi piace cazzeggiare, mettiamoci a lavoro. La ragazza sa il fatto suo. Allora, in cosa consiste questo gioco? Molto veloce, andiamo con la spiegazione. Praticamente noi siamo uno di questi quattro personaggi e dobbiamo raccogliere petrolio. Dobbiamo trovare i giacimenti di petrolio e raccogliere il petrolio. Municipio, salve signor petrolio. Va bene, sì, ok. Non mi preoccupate, vi faccio andare io avanti. Salta su e ti porterò al pozzo di petrolio. Sei pronto? Sì. Allora, dobbiamo partire una sorta di tutor. Ecco, infatti, ecco l'omino qui. Benvenuto nella tua prima operazione. Attendi alle mie istruzioni, il petrolio inizierà a scorrere, ma che non si dica. Ok. Prima di iniziare a trivellare. Perfetto, trivelliamo. Mi piace trivellare. Allora, questi sono praticamente gli... Come si chiama? Ingaggio un rabdomante. Praticamente lui, vedete, col suo bastoncino, inizierà a cercare dei possibili pozzi di petrolio. Ah, ecco, vedete? In questo momento ho trovato, ok, noi mettiamo una bella, come si chiama questa? Una bella perforatrice e andiamo a costruire il nostro bellissimo pozzo in questa direzione. In teoria è qui il pozzo. Ovviamente per ora è tutto spiegato. Successivamente il radamante mi darà solamente le indicazioni e noi non troveremo assolutamente mai un cavolo. Però vedete, vedete, eccolo lì il nostro bellissimo pozzo di petrolio. E iniziamo a succhiare come se non ci fosse un domani. Chi è quel tizio lì che viene? Hai trovato il petrolio, ma dove lo vuoi portare? Ah, certo, ovvio. Praticamente, una volta che noi troviamo il petrolio, dobbiamo prendere i cavallini, li mettiamo qui e loro automaticamente andranno. Vedete che piano piano il petrolio sale sulla canna, si riempiranno e lo andranno a vendere in quell'azienda. Vai ragazzo, questo praticamente è il tutor, che noi possiamo tranquillamente saltare, quindi io direi, e vedete, prendete, lo prendiamo, si vende e noi facciamo soldi. L'introduzione terminerà quando raggiungerà i 1300, va bene, io direi che possiamo attendere questo piccolo passaggio. Nel frattempo vi dico, raga, spero ora che ho fatto un attimo di ordine nei miei impegni di riuscire a portare il video magari uno ogni giorno. Torneranno i vlog che ho visto che mi sono piaciuti, avremo tanti nuovi personaggi e porteremo avanti le serie, quelle ovviamente conosciute. Ben fatto, torniamo in città, ovvero Minecraft, ovvero Harry Stickman, tornerà anche lui. Oh, guarda quanti soldi abbiamo fatto, abbiamo anche perso tanto, sti cavoli. Progressi salvati, ben fatto, adesso inizia il vero lavoro. Vieni al municipio a conoscere tu. Vabbè, andiamo al municipio. Ah sì, sto aspettando, cosa posso fare per te? Mappa del mondo, sei pronto? Sì. Praticamente piano piano ci divideremo. Benvenuti a tutti, per la prima cosa sono le presentazioni. Vabbè, lieto di conoscerti, non me la passo mai con gli immobili. Va bene, Blanchard, Riccardo, non ce ne frega niente, dateci il petrolio, lascia che ti assegni i tuoi terreni, ok? Perfetto, ci è stato assegnato un terreno. Da questo terreno noi dovremo riuscire. Buongiorno. Prendi la mia nuova banca? No, brutto strozzino, non la voglio la banca. Andiamo a scavare subito. Tratteremo 2.000 per coprire le spese di avvio. Porca miseria, ok. Rimaniamo con 18.000. Perfetto. Oh, ancora questo. Ma perché non si sta al municipio questo? Vattene a fare le cose tue. Vai con Radamante, subito, subito. Ne mettiamo uno qua e uno qua. Vai, 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 vai. Prendi, il gioco consiste in questo, nel fottere gli altri nella ricerca del petrolio. Ora, se il gioco è carino, ho preso gli unici due randamanti che non trovano niente. Oh, per che cosa vi pago? Per passeggiare e guardare le colline. Forza! Sì, si grattano la testa. Cosa ti gratti la testa? Perché è arrivato lì se doveva stare da quel lato questo? Ne vediamo un altro. Ah, vabbè, dai, quello sta andando in quella direzione. Io direi che non c'è bisogno di... Ma non trovano niente questi! Ragazzi! Ragazzi! Bravissimo! E vai! Perforiamo, dove perforiamo, ragazzi? Boh, io direi intanto di iniziare così. Vediamo se troviamo qualcosa in questa direzione. Perché vedete, non compare un tubo. Quindi, arrivato lì, diciamo: l'abbiamo preso! Abbiamo preso il pozzo, abbiamo preso il pozzo. Vai, cavallino! Non conviene vendere il prezzo, è troppo basso. Ma tu stai fatti gli affari tuoi. Me lo. No! Oh!
Ah, devo per forza mettere uno di questi. Va bene, mettiamo uno di questi qua. Yeah, contento? Perfetto. Il prezzo del petrolio va in continuazione. Va bene. Va bene. Me lo metti un cavallino? Oh, che rottura di scatole. Me lo metti un cavallino? Oh. Questo livello termina il 31 marzo. Va bene. Me lo metti un cavallino qui? Oh, ce l'abbiamo fatta. Un altro pozzo di petrolio. Vai, vai, vai così. Sì, dai così, dai così. E un altro cavallino, sì. Vedete, solo alla fabbrica c'è un numero 0 e un'asticella per indicare appunto quante volte dobbiamo andare lì a portare il petrolio. Io direi di fare anche qui un discorso del genere. E direi anche di allungare. Oh no, non mi interessa niente, non voglio nessun tipo di prestito. Ah, ok, oh raga, il prezzo è salito, il prezzo è salito. Andiamo a vendere subito sto petrolio. Via, 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 via. Veloce, facciamo soldi. Vai così, bello. Tanto petrolio per noi, sì. E anche tanti bei soldini. Aumentiamo un attimino questo. E perché non me lo fa aumentare? Porca miseria. Dai, che abbiamo preso altro petrolio. Ok. Abbiamo due pozzi funzionanti, signori miei. Abbiamo due pozzi funzionanti. Io metterei anche un altro bellissimo cavallino. Cavallino chicchirichì. I cavallini non fanno chicchirichì. No. Però non gli facciamo fare chicchirichì a questo cavallino. Ce la facciamo allungare questo? No, dai, allungalo, 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 allungalo. Bom, bom, bongi, bongi, bobo, bo. E il gioco consiste in questo, ragazzi. Dobbiamo riuscire a fare più soldi dei nostri avversari nel minor tempo possibile, praticamente. Cioè, beh, abbiamo delle date di scadenza. In questo caso, questo livello terminerà il 21. Il prezzo sta iniziando a scendere. Quindi, direi di portare quest'altro carico. Che comunque siamo ancora a 90, il prezzo è ancora buono. Dopodiché 93, dopodiché iniziamo a metterlo da parte. Perfetto, bravi così ragazzi, bravi così, bravi ragazzi. Mettiamo un altro rotamante, questo lo troviamo un altro. Quanti soldi abbiamo? Oh, ancora pochi ne abbiamo. Basta, 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 iniziamo a mettere da parte questo petrolio. Con 80 non ce la faccio, non conviene più, quindi via via. Via via, mettiamo da parte il petrolio. Lo venderemo al momento opportuno. Lo venderemo al momento opportuno, signori miei. 65, 64. Mamma mia, come scende. Peggio della borsa è sto petrolio. Mamma mia. Addirittura 0,50. Fino a quanto può scendere il prezzo? 0,46. Raga, io devo vendere però. Cioè, fate risalire sto prezzo perché io devo iniziare a vendere. 0,40. Porca miseria. Aia, aia. Forse mi conveniva vendere. 0,39. Si è fermato però. 39 si è fermato. 0,40 sta risalendo. Ultimo mese, va bene, ce la facciamo. Ce la facciamo, ragazzoli, ce la facciamo. Iniziamo a portare un po' di cavalli qui. Via, 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 via. Vai, 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 vai. Veloce, veloce. Da qua quando arrivo lì, il prezzo è salito. 0,50. Vai così, vai così. Vai, 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 vai. Che il prezzo sta salendo e noi guadagniamo. Dai così. Mi piace, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Poi ragazzoli, io questo gioco è carino perché comunque non sarà sempre così facile trovare pozzi di petrolio, anzi abbiamo avuto una botta di culo a trovare questi pozzi di petrolio in questa maniera abbastanza veloce. Siamo arrivati al 15 marzo e i soldi stanno crescendo, bello così, tanti soldi per noi, tanti soldi per noi, 0,80 adesso il petrolio, 0,81, 0,80, io però tutto quello lo devo vendere, dai, dai col cavallino, vai cavallino, vendi, vendi cavallino, vendi cavallino, vendiamo petrolio, vendiamo petrolio. Siamo al 21 marzo, vendi petrolio, ragazzo mio, vendi petrolio. Porca miseria, adesso si inizia a fare un po' particolare la cosa. Dai, vendi quel petrolio, dai, 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 che il prezzo sta salendo. Dai, che ci arriviamo a 2000, dai, che ci arriviamo a 2000 sterline. Dai, annacca. Dai, un altro carico, un ultimo carico. Ah, no, siamo arrivati a 2000 sterline. Boh, raga, abbiamo preso. Ehi, peccato, c'era un altro pozzo là sotto. Bello quello là era. Quello era bello. Ragazzoli, abbiamo fatto 2182 sterline. Dai, dai, abbiamo avuto un po' di spese, però vediamo come sono andate i profitti. Abbiamo fatto di più di tutti, ragazzoli. Spettacolo. Un ottimo inizio, ragazzoli. Detto questo, io questo video lo termino qua. Se arriviamo a 30, che brutta. Come butta, che brutta. Effettivamente, ho avuto un attimo di paura. Stai cercando di rendere più efficienti le operazioni della frazione. Passa dalla mia fabbrica per potenziare le attrezzature. Ok, qualcun altro vuole parlare? No, mi fate fare la chiusura del video? Sì, grazie. Detto questo, ragazzoli, io vi saluto. Vi invito a lasciare un like, tanti commenti. E ci vediamo a un prossimo video. Bella, raga. Ciao!